protagonista. Allora, tutti concordi, quelli che sono prima di te qui in sala stampa, nel definire questa una partita vera. In effetti è stata una partita ben giocata da tutte e due le squadre, meglio alla Caracas decisamente, perché Caracas nel secondo tempo di fatto ha soltanto un po' cercato di proteggersi, forse aspettava i calci di rigore, forse provava a gestire le energie per il campionato, non lo so quali saranno state motivi per cui ha atteso voi. Voi sicuramente meritavate qualcosa di più, è arrivato proprio sui calci di rigore, però abbiamo visto anche la bella prova dei giovani che non hanno avuto spazio prima, e insomma nel complesso una formazione sicuramente oltre alla sufficienza. Io credo di sì e credo che sia stata una partita vera, perché non credo alle partite finte, nel senso che lo dico dalla prima giornata di Coppa Italia. Nel senso che tutte e due le squadre volevano vincere la partita, no, ma in un modo o in un altro. Sì, credo di sì, perché nessun allenatore credo che scenda in campo, a prescindere dalle scelte, dai giocatori che schiera, ma nessun allenatore credo che voglia scendere in campo per perdere le partite. Non l'avrà fatto Orazio, anche perché lo conosco molto bene. Quindi sicuramente anche lui avrà pensato di cercare di risparmiare qualcuno in funzione della partita di domenica, perché loro hanno un impegno importante quanto il nostro. Però devo dire che secondo me l'Agragas oggi ha meritato, sarebbe stato un peccato non portare a casa la qualificazione. Arrabbiato per quel finale di partita gestito male dall'Agragas? Che ha subito sì, quel gol del pareggio. Sono arrabbiato perché abbiamo fatto alcuni errori che possono essere evitati, assolutamente sì. E abbiamo preso un gol che nessuno si aspettava, soprattutto in quel momento, perché avevamo la gestione della gara in mano, per cui non mi aspettavo di essere raggiunto nel finale. Infatti poi il nostro portiere è stato bravo nei calci di rigore, molto bravo, lo conosciamo perché non è la prima volta che riesce a fare di queste cose Busà, perché voglio citarlo, perché oggi devo dire che ha fatto una bella partita, non è stato tanto impegnato, quasi nulla, però nel momento in cui doveva rispondere presente ha risposto più che presente nei calci di rigore, ma lui è veramente bravo. E poi voglio fare un plauso a tutti i ragazzi che dicevamo prima che non hanno giocato fino ad oggi, non hanno avuto spazio, ma oggi Perez, fin quando ha retto da un punto di vista atletico, mi è piaciuto. Mi è piaciuto il 2006 di Stefano, mi è piaciuto Bruno, che è un ragazzo di grande qualità. Io la mia più grande felicità è vedere sempre la risposta di questi ragazzi, di quelli che giocano di più, ma soprattutto di quelli che giocano meno. Questa vittoria, aver superato il turno in Coppa Italia, cosa rappresenta per te e per l'Agragas? Io ho detto ai ragazzi che per noi questo era... poteva rappresentare un momento di continuità, perché noi dobbiamo continuare a fare le cose che stiamo facendo da un po' di tempo a questa parte. Oggi dobbiamo approfittare del turno di Coppa Italia per cercare continuità nella crescita. E io sono contento, io oggi ho visto una bella Agragas, anche con interpreti diversi rispetto ai soliti, ma ho visto una bella Agragas. Quindi i ragazzi hanno rispettato quello che ci siamo detti dentro lo spogliatoio. Continua a esserci continuità, continua a esserci crescita, consapevolezza. Ora da domani lavoriamo per la partita della trasferta di domenica, che è una trasferta molto molto impegnativa.